Famosissimo Elio, da tutti conosciuto come Elio's Pizza. Ormai Elio è veramente conosciuto in ogni luogo, anche perché comunque fa spesso raduni, fa comunque corsi di formazione, ma soprattutto dobbiamo riconoscergli che è un ottimo pizzaiolo. L'anno scorso, forse anche 2 anni fa, se non ricordo se già c'era 2 anni fa in questo locale, io entrai qui dentro e gli dissi: e io lo sai, mi piacerebbe che tu facessi l'arancino del Borgo. Ah, dice, sai Giuliana, vediamo, lo farò, ti faccio sapere, o sto dicendo una cosa errata, e ti faccio sapere, così colà, così, ecco. E mi prese gentilmente in giro, mi disse che la mamma non poteva prepararlo, perché la mamma è un'ottima cuoca, mi disse che non poteva, io accorsi proprio perché si trattava della signora che peraltro stimo molto, e me ne stetti zitta, cioè non disse assolutamente nulla. E io comunque questo l'ho tenuto in serbo. Quest'anno, per la seconda edizione della saga del Murgo, ha realizzato l'arancino il Murgo, ma non solo, ha voluto un po' strafare come è solito fare, scusate se ho ripetuto la parola, ed ha realizzato la pizza il Murgo, per cui anche qui adesso c'è una ventata di novità. Troverete i prodotti che il Murgo riconosce come essere gli antesignani di Giorgio Saparea, e su questo proprio voglio sottolinearlo, perché il prodotto il Murgo non viene fatto da nessuna parte. Io non so se l'arancino, forse, anche perché ovviamente io una componente dell'arancino è il sugo e il nero di seppia, dico questo potrebbe essere, ma nella pizza e negli altri prodotti denominati il Murgo sono riconoscibili in altri posti. Questo è veramente una nota di pregio per Gioiosa. Io l'ho realizzato e queste le ho volute realizzarle, le ho ideate, le ho proposte affinché queste potessero essere una nota, un possibile sviluppo turistico, ecco, che potessero diventare per Gioiosa Marea un punto importante. E adesso a te la parola, Elio. Senza domanda, io mangio e tu mi dici che cosa ne pensi di tutto quello che ho detto, anche perché dico sei stato vicino a me proprio dalla nascita, seppur in un altro locale dove tu lavoravi, però sei stato vicino a me ecco, nell'idea del Murgo. Sì, indichiamo il passato, e comunque la regia del Murgo abbiamo aspettato qualche anno per farlo, perché appunto tu lo stai gustando, quindi devi accorgere un prodotto di altissima qualità. Abbiamo in questo momento, solo per questo giorno, abbiamo fatto questo prodotto, e già uno abbastanza vendite, abbastanza richieste, quindi è abbastanza successo anche. Probabilmente ci prolungheremo tutto il caffè. La pizza invece è un po' più semplice, l'ho fatta con la salsa appunto fatta con il sugo nero di seppia, e mozzarella semplicissima e pomodoro fresco che risalta il rosso del Pavillon del Murgo. Elio si è tenuto fedelmente a quelle che sono state le richieste iniziali, che ribadisco era quello di poter creare appunto un gusto nuovo, ma di riportare i colori del Murgo, ed Elio lo ha fatto, ed è straordinariamente piacevole assaggiare questo arancino, Elio, che peraltro è la prima volta che io lo mangio, e ti voglio fare i miei complimenti. Genuino. Proprio i miei complimenti, Elio, è buonissimo, grazie, e che tu possa realizzarlo non solo per tutto il carnevale, ma per tutto il periodo dell'anno, e che questo ti possa portare ancora più fortuna, perché ormai sorte se mi faciste, Elio, comunque tutte le salse. Grazie anche a voi della vostra cordiale disponibilità a quello che noi proponiamo come livello gastronomico, sia per Gioiosa che anche per chi è da fuori. Soprattutto è l'ultimo punto, dobbiamo vendere a quelli che vengono da fuori, dobbiamo far conoscere i nostri prodotti, quindi, che sono unici al mondo. Voi che con il sito gioiosani.it appunto comunicato in tutto il mondo, comunque, visto che c'è Gioiosa presente, che comunque si resta a tante cose belle e nuove. Grazie Elio, grazie per le tue parole. Grazie. Ti piace più? Sì.